Ciao Leoni! Pianta fiori e alberelli nelle buche dell'asfalto di New York. I funzionari di New York hanno criticato l'autore di un video di YouTube, in cui questo riempie buche nelle strade della città con fiori, piccoli alberelli e altre piante. Kobe Persin ha pubblicato un video su YouTube che mostrava che riempiva buche in città, con terra e piante. Persin ha spiegato che ha avuto l'idea dopo aver colpito una buca, che ha fatto scoppiare un pneumatico sulla sua auto. E quindi ragazzi, dopo avervi letto questa notizia alquanto strana, vabbè, però devo dire che mi è molto piaciuta e quindi possiamo partire con la intro. Quindi ragazzi, partiamo! E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre SunGaming106 e quest'oggi siamo tornati su Knack. Ok, nello scorso episodio ci eravamo lasciati in questo punto in cui quel tizio ci aveva ammazzati. Cioè, quel tizio che abbiamo appena ucciso. E adesso siamo morti anche noi, cominciamo molto bene. Adesso te farò una brutta fine, ok, sono riuscito a dirlo. Prendiamoci anche i reperti, che non è che ci carichino tanto la vita, però chi se ne frega. Ok, prendiamoci anche le pietre solari. Oh, qui c'è una bella quantità di reperti. E qui cosa possiamo osservare, vedere, insomma. Oh, il vulcano, dove è rimasto Ryder perché doveva salvare Katrina. No Ryder. No, non ci credo. No Ryder, non me lo potete levare. No, no. Katrina sì, ma Ryder no. Maledetti voi, tutta colpa vostra per la vostra ossessione della chiave che Ryder adesso. No, vabbè. Mamma mia, sti robottini da 4 soldi, sti laser, ma levati subito. Oh, finalmente. No, adesso te le do anche a te, eh. Stupido laser matto. Ragazzi, lo chiamo laser matto perché lanci laser alla cavolo. Ok. Come faccio? Bisogna stare molto attenti. Ok, ce l'abbiamo fatta. Qui adesso andiamo invisibili e attiviamo questo pulsante che ha disattivato tutti i laser che erano presenti in questo lunghissimo corridoio. No, qua giù non li ha disattivati. Vabbè, proseguiamo. L'unico nostro obiettivo, appunto, è proseguire sterminando questi maledetti robot. Madonna, questa è la mia vendetta. Tra tutti, proprio Ryder dovevo perdere. Ora basta, sono carico al massimo per farvi eliminarvi tutti, volevo dire. Ok, dai. Anche se l'ultimo robot siamo riusciti a sterminarlo. Ok, stiamo attenti a questi laser. Oh, con un bel saltino siamo riusciti a superare questi ostacoli. Adesso qui prendiamoci un po' di reperti che sono molto utili. Perfetto, direi di ritornare invisibile così almeno ci evitiamo questi laser. Passiamo per il condotto. Li sbuchiamo da quest'altra parte. Cioè proprio scorciatoie. Ok, questi robot cosa vogliono farmi? Ah, vogliono dei bei abbracci, eh. Ma io al posto degli abbracci vi do qualche bel cazzotto. Perfetto. Vediamo un po' qui. Un'altra bella capsina. Qui c'è il dottore che come fa? Ce la fa, dai. Bell'altino, eh. Non sembrava così altino quel salto. Oh, vai. Mamma mia, ormai mi sono abituato a sterminare tutte ste guardie, robot, ma sono proprio un gioco da ragazzi per me sterminarle. Anche te, te le do. Te le do belle forti a te, perché mi stai antipatico. Boom, perfetto. Proprio con un colpo sterminato. Però c'è da dire che questa aeronave dall'esterno non mi sembrava così tanto. Cioè, era molto grande, però a vederla all'interno bisognava giudicarlo, perché è immensa, cioè, guardate. Cioè, è infinita, da quasi un anno che stiamo percorrendo tutta questa aeronave, vabbè, per modo di dire, però è parecchio lunga. Ok, vai, ci prendiamo anche altri repertini. La vita non ce l'ha ricaricata, non so per quale. Oddio, sto pavimento, ma ha fatto meglio. Una tacchetta di vita mi è rimasta, devo stare attento a schivare tutte queste palle laser, queste sfere laser, non so che cavolo sono. Ok, vai, finalmente tutta la vita al massimo. Adesso devo andare qua giù e attivare questo bel bottone. Perfetto. Qui cosa succede? Oh, calmini. Calmi. Oh, no.
No, dai, Knack, no. Ma ragazzi, siamo siamo Knack invisibile, non siamo nel nostro corpo normale, quindi non ci possiamo ricomporre. Ah no, devo proprio a Knack tanto nessuno lo può fermare. Si è ricomposto subito, Tutto quanto sembra essere Beh, mi tornato al suo mancava posto. Knack normale, Però mi hanno scoperto. eh. Basta, Perché dopo sono tutto sicuro. quello Knack invisibile non è che mi sia piaciuto tanto. Sì, ha un potere fighissimo. Perché ti permette di evitare i laser, è anche molto veloce. Però preferisco di gran lunga quello del ghiaccio. Ve l'ho già detto negli episodi precedenti che preferisco di più quello del ghiaccio. Ok, qui ci sono tanti bei ventilatori. Perché servono a dare aria a Victor, aria fresca, perché lui si dà tante arie. Vabbè, battuta stupida. Vabbè, una battutina stupida qualche volta ci vuole. Ma a parte questo, proseguiamo e sterminiamo questi robot abbracciosi, per cui non ho troppi abbracci. E sto qui che mi spara tutti sti laser maledetti. Oh, mamma mia. Proprio con. Adesso sempre con un colpo riusciamo a sterminare tutti i robot, le guardie, insomma, in generale. Qui c'è un bel robottone, vedo. Lui vuole un mega braccio, ma io non te lo do, eh. Ti do un mega cazzotto, anzi, più grandi sono i nemici, più forza utilizzo. Quindi, boom! Mamma mia, non mi ha nemmeno beccato. Voleva pestarmi col suo grande piedone e non ce l'ha fatta. Perché Knack è troppo veloce con i movimenti. Oddio, questo capitolo credo che sarà uno dei più lunghi perché è molto. Cioè, bisogna percorrere tutta l'aeronave per riuscire a trovare Victor. E il pavimento dov'è? Non c'è. Ma dall'esterno non si notava, eh. Cioè, dall'esterno si vedeva tutta la nave ben fatta. Ma non lo so, vabbè. Oh mio Dio. Sto pavimento crolla, ragazzi. È pericolosissimo. Dovrebbero metterci il cartello. Per indicare che questo pavimento è molto pericoloso. Cioè, ci sono stato meno di 5 secondi e è crollato tutto, ragazzi. Cioè, dai. Falla meglio sta aeronave. Cioè, è grandissima, però almeno il pavimento potevano finire. L'hanno Cioè, costruita in fretta. guardate. Manca il pavimento. È molto in fretta, devo dire. Da qualche parte devono esserci dispositivi di emergenza per chi ha costruito questa Oh, aeronave. bravo dottore, ho usato il cervellino, adesso devo cercare i dispositivi di emergenza. Ah, li ho già trovati. Levitatori. Levitatori. Questi sono l'ideale. Sono l'ideale. Perfettissimo. Questo promette molto bene. No, veramente, promette davvero bene. Ok, questa è una sottospecie di cintura. Uno, due e tre. Ah, in pratica attutisce la caduta. Così Avanti, Nag. almeno proprio quando stavano per atterrare, al posto di atterrare bruscamente come fa Knack, in pratica questo levitatore gli rallenta la caduta. È molto utile. Ma tanto sappiamo già che a Knack non serve perché lui fa sempre tutto di ignoranza. Qui bisogna stare attenti, perché Sei guardate com'è fatto il sicuro? pavimento, proprio alla fretta. Fretta e furia. Due. Oh, mamma mia, sto per cascare. Meno male che c'era il ventilatore e mi ha salvato la vita. Questo glielo devo, eh. Ok, vai, vai, vai. Un po' via, un po' di cosa c'hai? Il bastone lì. Ma anche te vai via, eh. Un bel pugno in faccia. Proprio fuori bordo è andato. Il problema è trovare Victor, quel maledetto furbo traditore schifoso. Che soltanto per colpa sua e della sua subita stupida ossessione per quella maledetta chiave che Ryder ha fatto quella orribile fine. Ok. Qui evitiamo tutti i nemici, la cavolo di cane. Tanto l'unica cosa che mi interessa è andare da Victor e schiaffeggiare le sue belle chiappe. Però andiamo avanti, dai. Così di tante cavolate. Mamma mia, che è un labirinto sto posto. Quante stanze ci sono? Cioè, è pieno di roba. Questi levitatori sono forti. Che belle montagne. Almeno si può vedere anche un bel panorama, eh. Bel paesaggio, vasto, monti dappertutto. Una meraviglia. Meraviglie della natura. Ma levati anche te. Voi non siete la meraviglia della natura, voi siete. Beh, non saprei dire, quindi meglio se sto zitto, no, per non sparare cavolate, sapete. Questa porta ci condurrà alla prossima stanza e c'è subito un robot che cerca di uccidermi di ignoranza col suo bastone di metallo. Promette tutto bene,
Dove siamo? Ah, la sala di controllo. Va dritta verso la miniera di Trogdo. Victor non ha di certo perso tempo. Interessante. Sorvoleremo il territorio di Gundar tra pochi minuti. E quindi anche la fabbrica? No. Ah, giusto, Abbiamo bisogna andare a un'altra salvare cosa da fare. Charlotte. Mi ero A meno anche che io questo non faccia dimenticato. questo. Oh. Vuoi andare a salvare Charlotte? Se non recuperiamo la chiave, può succedere di tutto. Sì, certo. Prima la chiave e poi Charlotte. Però sbrighiamoci, ok? Dopo di te, Doc. Bene, adesso abbiamo cambiato rotta e ci stiamo recando. Alla fabbrica di Gundar, dove c'è Charlotte. Ok, siamo al capitolo 12.3 intanto. Benissimo. Ok. Mamma mia, ripercorrere ancora, ancora. Bisogna ancora percorrere questa aeronave immensa, ragazzi, che è enorme, veramente. Infatti alcune parti le taglierò perché sono abbastanza ripetitive, quindi per non farvi annoiare, taglierò un po' di parti perché sennò il video diventa troppo lungo e noioso. Ok. Proseguiamo. Però alla fine più lungo è meglio è perché almeno proseguiamo con questo gioco. Mamma mia. Oh, calmi, calmini. Boom. Guarda, wow, guardate quello lì che è cascato. Ovvio, è andato anche lui fuori bordo. Belli sta, vai. Saliamo su questa ascensorina proprio futuristica, automatica poi, più che altro. Oh, knack, devo dire che c'è proprio una bella conciatura, eh. Beh, capelli proprio fighissimi. Oh, vai. Ma levati un po', mamma mia. Sono più veloce io a tirare i pugni. Proprio a rallentatore, slow motion, mamma mia. Oh, ragazzi, mi sa che qui Senti, siamo vicini Victor, alla meta. la chiave non deve essere lontana. Infatti è laggiù. Finalmente abbiamo Victor. comunicato. È troppo tranquillo. Facciamola finita. Non mi garba affatto. Potrebbe essere anche un imboscato perché è troppo tranquillo, Victor. Cioè, dovrebbe già sapere che noi siamo entrati qua dentro. Sì, ok, ho capito che ci sono tutte le guardie. È normale che ci siano tutti le guardie, i robot in giro per la nave. Vabbè, per sorveglianza. Però dovrebbe già sapere, dovrebbe essere già informato dalle sue guardie che noi siamo, ci siamo intrufolati all'interno della sua aeronave. Ma vattene via un po', va. E della Madonna, quanto ci vuole per raggiungere Victor? Sembrava così vicino, invece bisogna fare il giro del mondo. Oh cavolo, come faccio qua? Boom! Sterminati! Intanto in sottofondo si può sentire anche il mio cane che abbaia. Proprio quando devo registrare deve rompere le scatole, però dai. Poverino, poverino, poverino il mio canino. Lasciamolo abbaiare, poi si calmerà, tanto fa sempre così. Ok. Ma intanto noi ci occupiamo di questi maledetti robot. Oh, mamma mia, quanto siete noiosi. Levatevi un po' di to... volevi lanciarmi il pugno, non ce l'hai fatta, hai fallito, maledetto. Ok, dai. Dovremmo essere vicini a Victor, eh. Non vorrei sbagliarmi. Sì, siamo molto vicini a Victor. Riconosco tutti questi aerei. Vittorino, adesso ti faccio vedere io, ti faccio vedere proprio io di che pasta sono fatto, eh. Mio piccolo, noioso, idiota amico. Eccolo lì, guarda, guarda, tutto fiero, eh. Un imboscato, Il tavolo maledetto. è indovinato, è così. Katrina è morta per colpa della vostra patetica Ovviamente è intromissione. colpa della Ve lo tua, del tuo dichiaro. tradimento e della tua stupidità, che è molto, è morto Ora, anche Ryder per colpa tua. fermiamoci prima che la cosa ci sfugga completamente di mano. Non servirà a nulla uccidere altra gente. Basta! Siamo tutti destinati a morire. Te sei destinato a morire, pazzo. Pazzo proprio, Questo sarebbe stupido. stato un bel sacrificio. Invece è morta inutilmente! Tocca a voi adesso. Addio, dottore. Mamma mia, quanto lo odio, mi viene voglia di ammazzarlo proprio. Come facciamo ora? Ah, giusto, ci abbiamo i levitatori, meno male. Il Doc e Lucas si possono salvare. Infatti. Knack però, come fa? Fa un botto enorme. E vedete all'esterno dell'aeronave, il pavimento è fatto, invece poi all'interno, cioè, proprio non c'è nulla. Eh no, si sta distruggendo tutto il levitatore.
problema è che... Oh, cavolo. Dai, Knack, fa qualcosa. Boom. Oh, hanno fatto un bel volo, eh. Ok, perfettissimo. Adesso andiamo a recuperare Charlotte. Ecco la vecchia e cara fabbrica di Gunder. Però ormai Gunder non è più un problema, per ora. Ah, l'abbiamo tolto di mezzo, tutto il suo esercito. Sì, dottore, te cosa vuoi fare? Sì, vabbè, l'ha steso con un colpo in pa... Mamma mia! Cioè... Con un colpo l'ha stesi. Te l'avevo promesso. Faccio in fretta le presentazioni. Questo è il mio assistente Lucas. Piacere, ho sentito molto parlare di lei. E questo è Nak. L'ultima volta non c'è stato tempo di presentarsi. Incantato. Mia cara, scusa se ti metto fretta, ma il mondo sarà in pericolo se non raggiungeremo la miniera di Tron. Ci sono ancora delle aeronavi intatte qui intorno. Può andare questo? Era il mio ultimo progetto per Gundar, prima che scoprissi le sue vere intenzioni. Oh, ma è splendida! E le armi non mancano, quelle ci serviranno. Però abbiamo un problema. I Goblin hanno preso ogni cosa, non ho più reperti per alimentare il motore. Questo non dovrebbe essere un gran problema. Nak, ci pensi tu? Ecco, adesso entriamo in azione noi con i nostri bellissimi reperti. Perfetto. Non è che abbiamo ci siamo levati tanti reperti, eh. Non è che ce ne sono tanti. Siamo sempre grandi, eh. E si parte per l'ultima missione. Ok, terre devastate. Ecco Victor. No, ci ha preceduti. Ci ha preceduti. Oddio. Oh mio Dio, mio Dio, mio. Aspettate, ma noi ci siamo già stati qua dentro. C'era quest'occhio che ci risucchiava tutti i reperti. E cosa fa Victor? L'ha ammazzato, l'ha bruciato. Ma quanto ci godo. Quanto ci godo che è morto quel pazzo. Mamma mia, belli sta. Però ha causato anche un disastro. Cioè, guarda, no. No, 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 no. C'è la notizia positiva che Victor è morto, però allo stesso tempo la notizia negativa che ha risvegliato le cose peggiori. Cioè, guardate che roba! Questi guardiani sono giganteschi, guardate! Poi c'è Loki più che altro, che lui è il boss, è proprio... E noi bisogna andare a distruggere sti colossi? Cioè... Mamma mia, si sono grandissimi. Ma meno male, noi abbiamo tutte le armi possibili. E siamo salvi. Ok. Oh, che cos'è sto coso? Che cavolo? No, come facciamo ora? Oh, santo cielo. Oh mio Dio, come si fa? Ah, adesso bisogna andare a piedi a raggiungere quel maledetto occhio schifoso. Oh. Siamo anche cascati. Ah, non potevo andare meglio. Capitolo 13.1, terra di nessuno. Ok, intanto si può vedere lo scontro tra le guardie di Victor contro i guardiani. A meno male adesso non siamo più tutti contro tutti. Perché prima eravamo... Di solito erano tutti contro Knack, ma adesso si ammazzano a vicenda tutti quanti. Infatti. Ma comunque ragazzi, io spero il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Quindi ragazzi, ciao!